Jessica, buongiorno. Siamo in Buongiorno. pieno congresso della CGIL, in un momento particolare anche, un certo raffreddamento dei rapporti fra il governo e la CGIL. Il tuo punto di vista? Più che raffreddamento mi sembra un gelo, però credo che sarebbe utile per tutti e sarebbe utile soprattutto per il paese che questo gelo si trasformasse perlomeno in un tiepido rapporto. Che cosa intendo? Io credo che i corpi sociali intermedi siano, e quindi le organizzazioni di rappresentanza politica, ma anche di rappresentanza sociale, siano uno degli architravi anche di una, appunto, architettura democratica, e penso che, chiamiamola come si vuole, concertazione o altro, che è poi in realtà solo un fine, debba rappresentare un metodo che va continuato a perseguire e che non è un metodo che deve servire a imporre veti, ma a contribuire ad attuare quelle e a attuare quelle scelte che sono oggi indispensabili per il Paese. Io penso che una voce della rappresentanza sociale oggi sia davvero importante per la rappresentazione del Paese, per la rappresentanza di interessi che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica e che sono quelli dei lavoratori e dei pensionati. Oggi il Paese ha bisogno di tornare a crescere, oggi il Paese ha bisogno di innovazione, ma all'innovazione si deve contribuire tutti. Le organizzazioni sindacali, il mondo del lavoro può contribuire e può contribuire fortemente a quel processo, ripeto, di cambiamento che deve servire per portare un futuro migliore. Il Paese ha bisogno di crescere, il Paese ha bisogno di creare occasioni di lavoro, il Paese ha bisogno di sburocratizzare il proprio sistema amministrativo. Per fare questo c'è bisogno del coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco perché c'è la necessità che tutti si provi a ritrovare quel filo di dialogo che possa portare a raggiungere gli obiettivi. Ecco, con la democrazia in qualche modo attenuata, io credo che non si possa fare un gran bel lavoro, insomma, quando forse un coro è meglio di tanti solisti che viaggiano ognuno per conto proprio. Senti, qualche giorno fa abbiamo festeggiato il 1º maggio, un 1º maggio che ormai da tanti anni è un'abitudine ricco di disoccupati. Ora in realtà abbiamo anche tanti inoccupati, giovani che terminano gli studi o non li ultimano e non incominciano neanche un percorso lavorativo. E nel contempo la nostra provincia è attraversata da una serie di problemi, uno dei quali è proprio il problema dei precari della provincia, cioè a breve avremo probabilmente anche 40 dipendenti della provincia, forse più, forse meno, che si andranno a aggiungere alla ricerca di chi cerca un futuro. Come vedi questo quadro nel nostro Allora, territorio? il nostro territorio ha subito pesantemente gli effetti della crisi e continua a subirli perché, come dicevo prima, la necessità è quella di creare occasioni di lavoro e non si creano dal niente, si creano ricostruendo anche un tessuto di attrattività, di competenze, di possibilità anche di impiego. Il tema che tu sollevavi, che è quello della non solo disoccupazione ma inoccupazione giovanile, è un tema che interessa a tutti, io credo sia anche una grande questione democratica, perché giovani che escono dai percorsi di studio senza un'opportunità di impiego non sono soltanto giovani appunto inoccupati, senza un lavoro, ma sono anche giovani che non trovano un'identità anche di se stessi, quindi è anche per questo una grande questione democratica. Cosa fanno questi giovani? Come passano il loro tempo? Qual è la loro prospettiva per il futuro? Ecco perché il lavoro al centro deve essere davvero il nostro impegno prioritario. La questione dei precari in provincia, io credo siamo una delle province, uno dei territori che più si è dato da fare per cercare di stabilizzare questi lavoratori e per cercare di riparare una grande vergogna, che è quella per cui chi cerca lavoro alle persone disoccupate è esso stesso un lavoratore precario, un lavoratore appeso al filo della speranza di un rinnovo contrattuale. Le riforme istituzionali in atto pongono un grande problema, che è quello dell'attribuzione delle deleghe e delle scelte che si vogliono fare in ordine a
che ruolo dare al collocamento appunto a centri per l'impiego pubblico. Noi continuiamo ad affermare che questi lavoratori devono essere assunti, deve essere data una risposta a tempo indeterminato, perché è una risposta a loro, alle loro famiglie, alla loro posizione individuale, ma soprattutto una risposta al sistema. Investire nei centri per l'impiego è per noi una priorità che diciamo segue e rafforza quell'idea di restituzione di centralità al lavoro. Noi ci batteremo per questo, andremo avanti chiedendo che sia la scelta che verrà compiuta regionale o nazionale ci sia una stabilizzazione di questi lavoratori. Senti, permettimi un'ultima domanda personale. Sei giovane, sei donna e sei madre, ma si riesce ad avere fiducia nel futuro? Dobbiamo avere fiducia nel futuro. Mai abbandonare la fiducia, soprattutto mai abbandonare l'impegno. Ognuno nei propri ruoli, nelle proprie funzioni, ma soprattutto l'impegno di cittadini consapevoli che ognuno di noi deve fare la propria parte per restituire appunto fiducia prima di tutto a noi stessi, alle nostre famiglie e ognuno per i propri ruoli, anche alle persone che si rappresenta. Però c'è bisogno, ripeto, di cori, c'è bisogno di azioni che vadano tutte nella stessa direzione. Oggi la priorità è il lavoro, è la priorità delle priorità, perché serve a restituire appunto fiducia, a restituire dignità alle persone, a restituire speranza, a restituire futuro. Bene, io ti ringrazio Jessica, siamo a Rimini, il congresso della CGIL, rappresenti Pistoia, buon lavoro. Grazie.